Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Lidia e come sempre oggi andremo a vedere un tutorial. L'ho chiamato inizialmente Express, ma non so quanto Express sarà. Noi andremo oggi a realizzare un progetto ad uncinetto. Visto l'arrivo della stagione calda e visto che in ferie abbiamo bisogno tutti di un cappellino di coprire la testa. Ci ho pensato un po' che mi frullava in testa un modello che lo vedete anche dalla famosa Prada. Per realizzarlo noi avremo bisogno di uncinetto, sì, uncinetto, perché so lavorare anche a uncinetto, okay? L'uncinetto, la raffia, e delle stecche che si usano per i corsetti, ma anche per fare i cappellini, sia di stoffa che fatti a mano. Inoltre, noi dovremo andare a togliere dall'interno della la vostra stecca, che si vendono così piatte. Qua dentro troviamo, ci sono di diverse larghezze, a noi serve quella più fine. All'interno ci sono le stecche di plastificate, ok? È una plastica abbastanza dura, come ben vedete, se io la piego lei anche si piega, perciò viene difficile a fissarla. Per fissarla vi propongo i tubicini, quelli termici, che si vanno a sciogliere al calore, per quale noi useremo il ferro da stiro. Dopo vedremo man mano andando. Ci sono anche specie così, e da cui si può tagliare e fissare. Siccome magari non volete comprare, magari trovate delle mercerie che vendono a metro, perciò prendetevi lì un metro e mezzo per averlo con riserva. Invece questi tubicini qua termici li trovate nelle ferramenta elettroniche che vengono usate tanto, perciò vedete voi. Altrimenti in alternativa ci sarebbe il filo, quello da pesca. Ok, ma mi raccomando di un spessore un po' più rigido e che non sia elastico, perché a noi serve che i bordi che andremo a fissare con questa stecca rimangano in forma. La mia raffia, come raffia, voi potete scegliere qualsiasi raffia voi volete. Io ho optato per questo Panama di Mistrico Filati. È una raffia di legno, ok, viscosa da fibra di legno, cioè è un po' più morbida e più carta che plastica. A me quella in plastica non piace, già che lavoro per me questo cappellino. Allora ho deciso di optare per qualcosa di più di qualità. So che esiste anche raffia di bambù, perciò su questa scelta è tutta scelta vostra. L'uncinetto che userò io sarà un 4. Ci ho provato anche col 3,5, ma mi sembra troppo stretto, perciò mi indirizzo sul numero 4. Per determinare il diametro del vostro cappellino, io l'avevo già data in passato questa formula. Siccome noi partiamo dall'alto, no? Andremo a fare il diametro del cappellino. Lavoreremo in tre fasi, in tre parti: la parte sopra, dove determina il diametro, la parte dritta nel corpo del cappello, e dopo faremo i bordi. Ok, eccoci qua. Per determinare il diametro, dove ci fermiamo con gli aumenti, perché noi aumenteremo partendo dal punto, così fate la vostra circonferenza testa, diviso a la coefficiente del lapsus del diametro, 3,14, la pi greca, sapete, in geometria ce l'abbiamo.
Io, per esempio, ne ho 57, circonferenza testa diviso a 3,14, ottengo 18 centimetri. Cosa vuol dire? Che il mio diametro, il mio cerchio, deve avere 18 centimetri. Ok? Questa formula va usata anche nei capellini di lana, anche nel lavorare a maglia per chi parte dall'alto. Bene, detto questo, partiamo col lavoro, per non allungarci troppo. E noi partiremo dall'anello amigurumi, ok? Per chi non lo sa fare, io ci metterò sotto nel link sia il tutorial dove ce l'ho di tempo fa, come fare un anello amigurumi, che il link di dove ho acquistato io questa raffia. Se vi interessa, so che ne aveva anche altri tipi, spediscono anche online. Io ce l'ho vicini a casa, perciò sono andata direttamente nel negozio. Voi se comprate online, così io vi lascerò comunque il link del negozio. Nell'anello amigurumi andiamo a fare 14 punti alti. Io ne ho fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Per fare il punto alto, metto gettato sull'uncinetto e vado a realizzare, a prendere nell'anello e chiudo il punto alto in due mosse. Di nuovo gettato e chiudo, e qui voi dovete fare 14 punti. Eccomi qui, io ne ho fatti 14, anche voi. Tiriamo il nostro anello amigurumi, tiriamo bene bene per chiudere il buco. Con attenzione, perché io ho paura di romperla, però spero di non farla rompere. Chiudo il buco e adesso vi faccio vedere una cosa che l'ho vista recentemente e non lo sapevo nemmeno, questo modo di chiusura, ma mi è sembrata utilissima. Guardate, tolgo l'uncinetto e vado a entrare nel primo punto alto, entro da sotto nelle due, nella maglia, no? In questo modo. Guardate. Prendo l'anello e tiro dentro questo buco. Ok? Tiro. Dopodiché, guardate, allargo questo capietto e faccio passare tutto il lavoro nel buco. Guardate. E tiro. Tiro anche qua. Tiro bene, stringo. E guardate che chiusura perfetta. A me mi è sembrata veramente ingegnosa. Bene, ora faccio il secondo giro, andiamo a fare gli aumenti, e cioè faremo in ogni punto lavoreremo due punti alti, e qui per partire faccio il gettato, entro nel primo punto, e lavorerò un punto alto diverso. Vedete, io vado, entro una volta e anche una seconda volta. Ok? Sempre nello stesso punto lavoro il secondo punto alto. Siamo a 2. Nel prossimo lavoriamo 2 punti alti, 1, 2,
di nuovo nel terzo 2 punti alti, e così via per tutto il giro. Dovete raddoppiare praticamente i punti del giro precedente. Eccoci qui, io sono arrivata a fine giro, ok, e qua, per dire, mi rendo conto che ci stava anche un 3. Voi fate le prove, ma essendo comunque un cappello estivo, se c'è qualche traforo in più non è sbagliato. La chiusura del giro, nel giro voi avrete 28 punti, ok? La chiusura la facciamo idem, come abbiamo fatto nel primo. Andiamo nel primo punto che abbiamo fatto, sotto, ok, prendo il cappietto, lo tiro dentro, potete girare anche il lavoro, scusate, sono uscita fuori di camera, lo tiro dentro, allargo per bene questo punto, noi andremo a chiudere tutti i giri così. Lo allargo e faccio passare dentro tutto il mio lavoro. Ecco qui. E chiudiamo bene. Qui, se avete lasciato tanto filo come me, ok, possiamo nasconderlo. Magari useremo un uncinetto più piccolo e lo vado a nascondere dentro in modo da tagliarlo, così non ci infastidisce durante il lavoro. Lo portate a parte del vetro per qualche punto. Mi raccomando, prima però stringete bene il buco là, perché se lo fissate dopo non lo potete più fare, o se non vi infastidisce, tranquillamente vi lo tenete fino alla fine del lavoro. Ok, io lo andrò a mettere via, lo passo un po' in direzioni diverse in modo che non mi va a smollare questo buco interno, no? Ok, dopo lo taglio io. Bene, è ora di partire con il terzo giro e andiamo a fare questa manovra. Gettato, andiamo nel primo punto, lavoro come una maglia bassa e lavoro una catenella. Fate o come nel primo giro abbiamo chiuso, o così il punto alto. In questo giro andiamo a aumentare di nuovo, ma tra un punto, cioè qua ne ho fatto uno, nel prossimo punto vado a farne due. È tutta come nei amigurumi, regolare. Ok, qua ne faccio due, nel prossimo ne faccio uno, poi di nuovo due, e così per tutto il giro. Giro 3 finito. Nell'uncinetto è molto facile contare i giri, 1, 2, 3, voi dovrete finire con 42 punti alti. E qui faccio la stessa manovra di prima, vado nella catenella che avevamo fatto, o se avete fatto come il primo metodo, entro nel punto del primo, nel punto alto, e tiro in dentro.
il filo. Ecco qua. Tiro, allargo un po'. Spero che avete capito questa manovra. A me piace. Se voi vi trovate bene con il vostro metodo, non è obbligatorio. A me è piaciuta proprio questa chiusura, perché chiude il giro dritto. Ecco qua. Vado a tirare. Tiro bene e proseguo con il giro 4. Nel giro 4 cosa andiamo a fare? Andiamo a fare aumenti, due giri, due punti. Allora, il mio gettato, ok, tiro su. Penso che questo con catenella è meglio del primo. Tiro su, chiudo e faccio una catenella. E qui faccio un punto. Nel secondo, di nuovo, un punto. E nel terzo faccio due punti. Ecco qua. Da qui penso che possiamo andare avanti da soli. Concluderò il giro 4 e ne farò anche il quinto, poi vedremo il diametro. Questo giro e il prossimo lo lavoriamo da soli. In questo andiamo a fare due punti, uno punto alto, e nel terzo due punti alti. Nel prossimo giro andiamo a fare tre volte singolo e nel quarto faremo aumento. E noi ci vediamo dopo per vedere il diametro. Io avevo fatto 5 giri, ok, e facendo la misura il mio circonferenza era piccola, perciò se andavo a fare un altro giro a maglia alta mi veniva troppo grande, perciò ho optato il sesto giro a mezzo punto alto. Mezzo punto alto si fa in questo modo: gettato, entriamo nel punto e passiamo il filo in tutti e tre. E qui io devo farne due, ecco qua. E qui a questo punto chiudo. Io l'ho già misurato, a me va bene così, perché tenete in conto che noi facciamo ancora un giro a punto basso. Chiudiamo allo stesso modo, abbiamo chiuso tutti i giri, ok. Allarghiamo bene per far passare tutto il nostro cerchio qua, ok, e non mi resta che tirare attentamente senza strappare nulla, ok, e stringiamo bene qua. Ecco qua. A questo punto io li passerò il vapore col ferro da stiro dalla parte rovescia. Passo semplicemente col vapore per raddrizzare il nostro cerchio. Eccolo qua, ben raddrizzato. E adesso andiamo a occuparci della stecca. Io vi ho fatto vedere già, ve lo faccio vedere ancora una volta, vado a tagliare una circonferenza quanto mi serve per lavorarla dentro questo cerchio. Ne taglio un po' di più perché così dopo la posso aggiustare quello che mi manca.
è durissima, e vado a tagliare qua per togliere un filo da dentro. Se per caso avete fatto i giri come i miei, ma la circonferenza vostra non è abbastanza, continuate a fare sempre aumentando di un punto, saltando come abbiamo fatto prima in ogni punto, poi un punto sì, un punto no, poi due punti sì, tre no, due no, tre in terzo sì, e così via, come nell'amigurumi, per creare un cerchio piatto. Per raddrizzarlo usare il vapore e dopo ci occupiamo della nostra stecca. Il nostro prossimo giro sarà a maglia bassa e andremo a lavorarci dentro la stecca di plastica. Lasciamo il filo un po' più lungo, per quello che dovete tagliare un po' più lungo, che non sia esatto, giusto per avere abbastanza da chiuderlo, ok? E faremo dall'ultimo giro di aumenti che avete fatto il vostro. Il mio sarà io ne ho fatto in quinto aumento. Questa volta andrò in sesto, 6, 7, nel sesto farò il punto di aumento e aumentiamo tutto il giro a maglia bassa. Ecco, qui metto il filo di la stecca sotto anche il filo di lavoro e vado a entrare nella prima maglia senza fare il gettato stavolta e ci lavoro un punto basso, è il primo punto basso. Vado avanti anche nella seconda, entro dentro e ci lavoro il secondo punto basso, 2, 3, 4, 5 e nel settimo, sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nel sesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, lavoro 6 e 7 e ho fatto l'aumento. E così andiamo per tutto il giro, di nuovo 1, 2. Ecco, qui metto il filo di la stecca sotto anche il filo di lavoro e vado a entrare nella prima maglia senza fare il gettato stavolta e ci lavoro un punto basso. Il primo punto basso, vado avanti anche nella seconda, entro dentro e ci lavoro il secondo punto basso, 2, 3, 4, 5 e nel settimo, sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nel sesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, lavoro 6 e 7 e ho fatto l'aumento. E così andiamo per tutto il giro, di nuovo 1, 2. A questo punto vi aggiustate la circonferenza, quella che vi serve.
Ok, io ne ho tagliato un pezzettino per non dare troppo spessore, anche se si nasconde. Ok, e vado, se avete tubicini per infilare, ok. Io ho tagliato un pezzo di quella la plastica termica e vado a vestire qua dove si congiungono i due, le due estremità. E anche qua mi aggiusto il tubicino, taglio un pezzettino e adesso andiamo al ferro da stiro perché noi abbiamo bisogno di calore per chiudere questo aggeggio. Il mio ferro da stiro è caldo, ok, voi vi aggiustate con comodo nel spostarmi, si è smontato tutto. Quando è tubicino farete, se ci avete tubo farete meno fatica. E non mi resta che avvicinarmi al ferro, ok, con la camera è veramente scomodo per me. Io mi avvicino qua al calore, ok. Vedete? Solo che sto facendo un casino, ragazze. Bisogna tenere fermo e voi fatelo senza camera perché avrete più successo. Io adesso dovrò spostarmi per non allungare tanto il video e farlo per conto mio. Ok, spero che avete capito il procedimento. Essendo termica questa plastica, lei comincia a attaccarsi e vedrete che esce tutto come si deve. Fatto il vostro passaggio, se avete per caso un altro tipo di un altro colore e volete nasconderlo, prendete un altro pezzo di la vostra raffia. Potrei prendere l'altro gomitolo e il mio è trasparente, perciò io lo lavoro così e avvolgete in questo modo il vostro lavoro e così nascondete se il vostro termoadesivo è di un colore diverso. Il mio è trasparente, perciò io vado avanti e lavoro, finisco il giro a punto basso con gli aumenti che abbiamo fatto finora. Eccoci qua, tutto nascosto, non si vede nulla, il filo, la stecca è lì fissata. Ora si può dare un'altra volta con il vapore per raddrizzare, perché noi dal prossimo giro andiamo a iniziare a creare il corpo del cappello, perciò andiamo a finire con il nostro calotta, come si chiama, con la parte sopra che rimane in forma. Ed eccoci qui al giro di noi entriamo nel corpo del nostro capello. Abbiamo chiuso il giro identico come tutte le volte e qui, guardate, nel primo punto noi andiamo a entrare solo in una parte, ok? Entro col filo perché la maglia è fatta da due parti. No, quella più vicina a noi e quella più lontana, oppure destra e sinistra. Entriamo in quella di sinistra, sarebbe questa. Entro con l'uncinetto, tiro il filo e faccio una catenella. E questo è il nostro primo punto basso. E vado così
in tutti i punti, senza nessun aumento. Questa è la nostra entrata per fare il corpo del capello. Non so come si chiamano i parti del capellini, scusate. E vado a fare in ogni punto, in ogni catenella, un punto basso per tutto il giro. Vedete, qua noi formiamo l'entrata. Quello finito anche l'ultimo giro, cioè l'ultimo il giro di entrata nella parte del corpo. A questo punto praticamente, se voi lo volete, potete farlo sia a maglia bassa che a maglia alta. Non è detto che bisogna farlo a maglia bassa. Vedete, prendendo i punti da dietro, noi otteniamo questa riga in evidenza e il nostro capellino inizia a scendere. Da qui andremo a fare a rete. Io non farò il triangolo questa volta. Se mi piacerà come modello, farò anche opzione con il triangolo, quello che ha la marca che lo propone, ecco. Io andrò a fare semplicemente la rete e come abbiamo sempre fatto, ho chiuso il giro passando il cappellino tutto nel capietto e andiamo nel nostro primo punto a entrare proprio qua. Sì, è un gettato, scusate, facciamo un gettato e entriamo qui e lavoro il punto. Faccio una catenella e ne andrò a fare un'altra, perché noi qui andremo a saltare un punto per creare la nostra rete a quadrati. Saltiamo un punto, gettato, e vado nel prossimo. Ecco qua, di nuovo catenella, gettato, salto un punto e faccio un punto alto, catenella, gettato, salto un punto. E qui, anche qui andiamo a preferenza. Se a voi può piacere con questa riga in evidenza, potete andare a prendere solo la parte sinistra. E qua, prima di andare avanti, vi faccio vedere una cosa. Qua mi sono dimenticata, io praticamente, guardate, quando ho fatto i punti bassi, invece di prendere solo la parte così, una, ok, cosa ho fatto? Sono entrata anche in questa baretta che c'è sotto. Voi, se girate il vostro lavoro a rovescio, troverete questa che si lavora il solito, di solito così, se lo prendiamo a sinistra. Io invece ho lavorato anche la parte di sotto. Ho fatto il punto basso lavorando così. Questo giro viene un po' più stabile del solito e non crea i forri, perché se vado a lavorarla solo dalla parte così, lascia un spazietto vuoto che a me non piaceva, perciò ho deciso di entrare in questo nodino. Ok, bene, facciamo qui abbiamo normale, salto punto, entro nel prossimo e continuiamo a fare la rete. A fine giro vado a entrare, attenzione che qua abbiamo una catenella, perciò entro sempre come abbiamo chiuso gli altri giri, chiudiamo anche questo nella seconda, perché qua mi deve rimanere lo spazio, e vado a tirare il filo
come prima, come in tutti i giri. Vado a passare dentro nel cappietto e fissare nel giro. Nel secondo giro di rete facciamo uguale la partenza, ok, catenella, catenella, gettato e entriamo sopra il punto, non dentro ma sopra il punto fatto, perché qua la nostra rete andrà regolare, non saranno i quadretti alternati ma regolare. Gettato sopra il punto e così via. Ecco, qui da qui lavoriamo un po' da sole. C'è da dire una cosa: per regolarvi con l'altezza, un cappello del genere, di questo modello, o i cappelli estivi, non devono superare le orecchie, no? Il corpo, questo segmento del capellino deve finire proprio sopra le orecchie, perché noi dopo andremo a fare i burti. Sono in giro di circa 10 centimetri, tra 8 e 10 centimetri. Questo ve lo regolate in base al vostro lavoro. Possono, così come possono essere 5 righe di quadrette o 6 o anche 4, la misura ve la adattate alla circonferenza per cui state lavorando. Eccoci ragazzi, io ho fatto 5 giri per ora. Siccome questo è il mio primissimo cappello in raffia, per ora lascio così. Lascio così e vedo cosa viene nel risultato finale, ok? Dopo, leggendo un po' di informazioni sulla raffia, perché come vi ho detto non l'ho mai lavorata, ho capito che si può anche un po' allungare, aggiustare, diciamo, sia il diametro, volendo si può tirare un po' per allargare, che anche i bordi con sotto il vapore caldo. Perciò io adesso questa la finirò così, ok? Adesso andiamo avanti a vedere il prossimo passaggio e quello che i passaggi sono giusti, le misure non lo so, perché io non le indosso di solito i cappellini così, cioè non li ho mai fatti, perciò non saprei cosa dirvi. Bene, per passare ai bordi alla tesa del cappello, no? Andremo a fare un giro preparativo di maglie bassissime questa volta. Vado a entrare nel primissimo per fare una catenella, ok? E da qui vado in mezzo al punto, ok? Guardate, non sotto ma in mezzo, giusto per creare una riga, e lavorerò un giro appunto bassissimo per tutto il giro, così prepariamo per entrare a fare i bordi. Questo giro è senza aumenti, ok? Va lavorato, andrebbe lavorato non tanto stretto ma neanche tanto largo, perché a noi serve per andare dopo a fare le maglie alte. Facciamo tutto il giro senza nessun aumento. Allora, a questo punto noi andremo di nuovo a darle il vapore caldo
e se c'è la possibilità di raddrizzarlo, no? Magari su un pallone, non lo so, su qualcosa di raddrizzare e capire, misurarla, vedere se va tutto bene. E solo dopo quello, dopo che si raffredda, un po' si asciuga, perché col vapore comunque un po' si inumidisce, quando si è asciugata andiamo a fare i bordi. A me qua è finito un gomitolo, finito, è rimasto un pezzo così, perciò io l'ho strappato. Perché mi servirà anche di andare a avvolgere la stecca lì bianca per i corsetti. Andremo a avvolgerla per portarla al colore del nostro bordo, del nostro cappellino. Perciò io questo da qui andrò a lavorare con il nuovo gomitolo. Adesso vado a ferro da stiro e poi vediamo come fare. Voi, quando fate questo giro di preparazione, dovreste contare le maglie, perché noi andiamo a fare dei aumenti, ok? Perché nella tesa del cappello, tesa penso che si chiami, o il bordo, dovremo andare ad allargare, aumentare per avere quei bordi. Non aumenteremo tanto, perché non è un cappello che deve essere così, è semplicemente un panama. Ok, e il mio dubbio che mi viene è su questo filo che è qua per irrigidire. Adesso vediamo. Ecco il mio risultato. Dopo aver passato il vapore, vedete che lei si raddrizza, e noi adesso andiamo a fare gli aumenti. Andiamo a fare i bordi. I nostri bordi devono venire in giù e li faremo con semplici punti alti. Andiamo a fissare, se avete finito anche voi il gomitolo, ok? Se no, continuate a lavorare. Io vado a entrare nella prima catenella e tiro fuori la raffia. Ecco qua. E qua andrò con le catenelle 2. Bene, avevo detto di contare le vostre maglie, e noi dovremmo fare 6 aumenti per giro. Io ne ho 89 diviso a 6, vuol dire 14 e qualcosa. Questo per me vuol dire che io lavoro 13 punti, vado alti, singoli, e nel 14 faccio un aumento. Ok? Prendo la maglia da tutti e due le barrette. Ecco qua. Lavoro così. Arrivata al punto 14, e qua faccio 14 e 15 nella stessa base, ok? E ho fatto aumento. Qui, se voi volete i bordi un po' più larghi, potete cambiare l'uncinetto. Per esempio, se è un 3,5, andate con 4, mezzo numero in più, e andiamo a finire così il giro, aumentando rispetto, vedete voi, il vostro numero di maglie, di punti che avete, ok? E un trucchetto che mi sono anche dimenticata, perché io non l'ho fatto,
però l'ho visto che in tanti aprono la raffia. Se lo sapete il perché, scrivetemi nei commenti, o perché rimane più gonfia così, qual è il senso? Ci ho provato anch'io adesso in questo giro a aprirla, ma questo vuol dire perdita di tempo per me, andare a aprire ogni pezzo che si srotola e alcuni addirittura la stirano prima, la passano con il vapore. Se voi lo sapete, chi ha esperienza con la raffia, fatemi sapere. Finito il primo giro di aumenti, andiamo a fare anche il secondo, sempre con 6 aumenti. E qui vi faccio prestare un piccolo dettaglio, attenzione su un piccolo dettaglio del cappello di Prada. Noi stiamo facendo una coppia, diciamo così, ma non siamo andati a farla una coppia perfetta, cioè non abbiamo fatto il triangolo. Se a me piacerà come progetto, farò sicuramente anche un secondo col triangolo. L'unica qui invece andiamo a avvicinarci all'originale, e questo cosa vuol dire? La tesa del bordo del cappello allargato di Prada ha un giro a diritto e uno a rovescio e poi di nuovo a diritto, e questo lo faremo anche noi, ci avviciniamo un po' al loro cappello. Questo vuol dire che io, dopo che ho fissato il filo, girerò il lavoro, lavorerò praticamente al contrario, ok? E un'altra cosa, di nuovo devo fare 6 aumenti, questa volta dovrò andare a aumentare nel mio caso nel giro 14-15, e qui vado a dividere le mie maglie, cioè per non capitarmi di nuovo con un aumento qua nello stesso punto, lo vado a smistare. Okay. E vado a fare 7 maglie in qua, una e due, e qua andate, vedete che io ero partita a diritto e non mi piace questa cosa. Ecco qua, così ci avviciniamo, una, due, 3, e andiamo a lavare da solo. Questo non è detto che voi dovete fare come me, lavorate seguendo i vostri aumenti anche completo, come si lavora nel classico amigurumi, no? Quando gli aumenti stanno sopra gli aumenti. Io ho finito anche il secondo giro e il terzo giro lo vado a lavorare di nuovo a diritto. Vedete, l'effetto della maglia cambia, perché quella sul dritto è dritta e questa sembrerebbe che che va spezzata a metà. Facciamo anche questo giro da sole, sempre facendo gli aumenti, e in seguito cosa andiamo a fare? Andiamo a preparare anche per l'ultimo giro il nostro reggilene o stecca da corsetto. Ok, e il mio ve l'ho già fatto vedere, è di 6 mm. Io anche qua sotto non andrò a togliere la parte trasparente, ma cosa vado a fare? Taglio a metà, ok, questa stecca qui, e la andrò a avvolgere con la raffia, ok? Va a volta, voi vi preparate la vostra circonferenza della tesa, qua sarà più lunga di quello che abbiamo usato sopra, ok? E andremo a avvolgere in questo modo la stecca, perché questo è bianco e potrebbe vedersi il bianco sotto. Noi faremo tutto per bene. Andiamo a avvolgere così. Magari avete anche un altro colore, perciò così. E di nuovo andremo a chiuderlo con il tubicino termorestringente. Ok, ora lavoriamo anche questo giro per
ognuno per conto suo, e devo dire che con tutti i dubbi che mi venivano alla prova, adesso mi sta piacendo. Quindi andiamo a vedere avanti. Di nuovo sarà da vaporizzare col caldo, col vapore, e fissarla. Eccolo, ho finito il mio terzo giro. Ok, e a questo punto noi andiamo a finire e fissare il bordo. Ma prima di andare a fare questo giro, che sarà il giro a maglia bassa, come ho anticipato, dovete tagliare il vostro filo, la vostra stecca, che sia, vediamo un po', vi dico millimetri. Guardate, così mi viene 4 mm. Se volete potete lasciarla anche intera, sarà il bordo più grande. E a qui, con un po' di pazienza, andate a sistemare. Lasciamo un po' perché dopo ci serve le estremità per incollarli. Ok, e avvolgo tutta la stecca in questo modo, stringendo sopra. Ok, qualsiasi colore voi avete di questo reggilene, stecca, lo coprite con la raffia del colore che eseguite il capello, e si va avanti così per tutto la lunghezza. La questione: voi quando vi tagliate il filo, ve lo preparate, dovete tagliare un po' di più, non fissare proprio fisso fisso la circonferenza esatta, ma perché dopo si può sempre tagliare e eliminare l'eccesso, ma se non vi basta, lì sono guai da aggiustare. Ecco, in questo modo. Io adesso vi faccio vedere, proseguite per tutta la lunghezza, e non ci resta altro che mettere il nostro stecca a volta. Io la lascerò intanto così, con un'uscita. Qui faccio una catenella, ovvio chiuso, no, andiamo a entrare qua. E andiamo semplicemente a lavorare a punto basso. Ok, nel prossimo. Ecco qua. Di nuovo il prossimo. Qua bisogna stringere un po' senza fare aumenti, con pazienza, punto basso fino alla fine. Dopodiché, quando avete finito tutto il giro, io adesso fermo, che dopo ognuno lo fa. Quando avete finito tutto il giro, per incollare facciamo come abbiamo fatto qua sopra. Nulla di diverso. L'unica cosa è che qui abbiamo la stecca un po' più larga di quello che abbiamo usato sopra. Andremo a entrare con le estremità in questo tubicino. Questo è da tagliare, che è troppo grande, e scaldare con il ferro finché si incolla. Si salda per bene questa circonferenza e finire il giro. Eccoci alla fine del nostro progetto. Io spero che lo inizierete e lo finirete.
Io a un certo punto volevo lasciare stare, sfilare e ripartire diversamente perché, essendo il primo, trovavo cose che non mi accontentavano. Alla fine avevo deciso di terminarlo e vedere cosa ottengo, dopodiché sarebbe deciso dove finiva. E devo dire che ho fatto bene perché io farò un altro video sulla raffia e con le altre prove per eseguire un lavoro del genere. Adesso, come adesso, devo dire che già in progettazione il prossimo, perché nel eseguirlo mi è venuto in mente che qui potrei fare un giro invece di punti bassi, di farlo appunto alto. Qui per dare al bordo del cappello per dare più resistenza, potrei lavorare le maglie un po' diverse per avvicinarle una all'altra. Perciò, come si dice, con esperienza ognuno prende quello che potrebbe migliorare, capisce quello che potrebbe migliorare. Ecco. Qui dove abbiamo messo il filo tirato fuori dal reggilegno, da quella stecca bianca, vedete, se io lo guardo attentamente si vede lì qualcosa, ma essendo trasparente non ho avuto bisogno di ricoprirlo come abbiamo fatto qua sotto. Vedete, sotto non si nota non traspare niente perché abbiamo ricoperto. Se fosse stato bianco, allora si sarebbe visto nelle maglie qui. Io l'ho stirato, ok, l'ho messo in forma e qua ho lasciato per farvi vedere i codini della raffia che erano più lunghi, io li ho fissati, li ho passati tra le maglie, li ho tagliate. Adesso io dopo andrò a tagliare proprio a base e mettere una goccia di cola vinilica o la cola forte in modo che rimanga lì, anche se secondo me non dovrebbe uscirne perché comunque non è scivolosa, carta rimane carta. E a lavarlo non andremo mai a immergerlo nella bacinella per lavarlo. Per lavarlo, visto che dice raffia lavabile, penso che si potrebbe lavare con un panno umido e passare sopra. Se perde forma, basta prendere il filo da stiro e andare a darle forma. Un'altra cosa che voglio dire, se voi fate la calotte, penso che si chiama, se non vado errata, la base di partenza, e vi manca mezzo centimetro, non andare ad aggiungere un altro giro o in più maglia bassa, ma mezzo punto alto come ho fatto io. Ma nel stirarlo, io ho visto che si può aggiustare. Tra un mezzo centimetro e un centimetro si può tirare e lei si allunga. Perciò qua è la prima cosa che saprò fare nel prossimo. Ok, bene, qui vi ho detto, qui farei un giro di punti alti in giù, questo bordo qua, ok. Qui le lavorerei più spesse, magari un uncinetto più piccolo o prendere il punto tra i punti diversamente, ok? E questo è quello che cambierei io nel prossimo progetto. Anche qui si potrebbe fare un giro di punti alti, ma siccome noi siamo andati a fare un'imitazione di Prada, allora abbiamo
siamo stati un po' più vicini a quello che propone il brand. Non abbiamo fatto il triangolo, ma se lo faccio, ve lo farò vedere come si fa. I bordi vengono in giù come erano pensati, perciò sono contentissima. Le misure che mi vengono dopo averlo stirato e lasciato la raffia, si lascia asciugare e in forma. Vi dico adesso che se vado a misurare questo cerchio è 18 centimetri. Ok, l'altezza del corpo è di 8 centimetri, il bordo mio è di 6 centimetri, neanche 6, sono 5-7 mm, con insieme all'ultimo passaggio. Bene, dopodiché qua la fantasia fa i suoi giochetti e quindi potete andare a abbellirlo come volete. Io adesso sono un po' in dubbio, vedrò cosa fare. Mi piaceva nastrino, così si può cucire, oppure in base a se quello che avete, vedete, ci sono le catenelle, così. Questi sono quelle che usa Brunello Cucinelli nei suoi lavori. Sono fini fini e andare a cucire così alla base, oppure anche ci sono nelle mercerie, io questo ce l'ho da anni fa quando lavoravo con uncinetto, e ecco, lì all'uncinetto mi potevo sbizzarrivo. Guardate, ci sono in mercerie, questi si incollano a caldo addirittura, perciò sarebbe ancora più facile. Ok, e sempre nella stessa categoria delle paline voi potete trovarli in diversi colori. Io ce li ho diverse tonalità di grigio, vedete, sono un po' più sono più larghi, la fila più larga, e si possono, questi si vanno a cucire perché sono cucite già su una specie di filo da pesca, no? Quello nylon, fine fine fine, è una retina che si può andare a cucire sì, o sulla tesa qua sul bordo o su qua, oppure infilarci un nastro addirittura tra un buco e l'altro e abbellirlo come più vi piace. Io adesso valuterò quello che mi piace di più, perché mi piacciono tutti. Mi piacerebbe tutto, ma vedremo. O questo lo lascio semplicissimo così, oppure e l'altro lo faccio con qualcosa pensato già dal principio, ma questo mi è venuto in mente dopo. Ecco, questa qua mi era piaciuta tantissimo, questa sembra un, forse lo è un cotone, ma cucito in una maniera, questo lure dentro, che sembrano delle piccole pietrine, petruzze là dentro. Ci ho dovuto prenderlo, avvicinarlo molto vicino per capire che è una cucitura con l'urex là dentro che è veramente fantastica. Io l'ho preso nella merceria dove ho comprato la raffia. Questo, come già detto, mi stricò filati e anche sia questo nastro che ce l'aveva anche con l'argento, questa cucitura ce l'ha, ne ha anche questa raffia che io l'ho comprata per il prossimo. Questa è 3 sfere. Adesso io la proverò, ma mi piacciono i colori e l'avevo toccato lì in merceria, è una bella raffia. Qua è un gomitolo da 265 metri, 250 grammi, e viene a costare 11,90.
Questo non mi ricordo. Io vi lascio il link da dove li ho comprati. Io aveva anche, ce l'ha anche un altro tipo di raffia nel negozio. Vi lascio il link della sua pagina se volete. So che loro spediscono anche se vi fidate delle mie indicazioni e non la trovate vicino e così. Io ve la consiglio, una ragazza molto carina, quindi vi saprà servire a dovere. Per oggi è tutto. Le foto di come mi sta le metterò all'inizio del video. Io spero che veramente lo farete, li posterete, anche se non volete indosso, li posterete non so, su una bambola, su qualcosa, e mi taggate per vedere i vostri lavori. E noi qui finiamo, vediamo, ci penseremo al prossimo progetto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete altri consigli da darmi sulla raffia, e se vi è piaciuto. E iscrivetevi al mio canale, mettete mi piace e condividete il video con più persone possibile che creano la bellezza. Ciao a tutti, con voi è stata Lidia, alla prossima.